la produzione di sostanze farmacologicamente attive che vengono prodotte da cellule e da organismi viventi. Questo per differenziarli dai farmaci prodotti per sintesi chimica, che sono quelli a cui siamo abituati, che in qualche modo riflettono quello che si era detto l'altra volta, sempre in questo corso Eupatri, cioè il rapporto tra farmaco chimico e generico. Ecco, in qualche modo il farmaco biologico biosimilare riprende questo concetto dualistico, ma con delle grandi differenze, perché ovviamente la complessità farmacologica dei farmaci biologici, faccio anche dei biosimilari, non rende possibile l'uguaglianza di natura chimico-fisica, e credo che poi il professor Canonico, che è un grande farmacologo, chiarirà meglio di me questo concetto. È ovvio che l'aspetto dell'estrazione di farmaci biologici è un concetto che in medicina c'è ormai da 100 anni. Inizialmente, parlo già dell'inizio del secolo, 1920, si era cominciato a estrarre dei farmaci come l'insulina dai bovini, dai suini. E ad esempio si è cominciato a estrarre i fattori, ad esempio, del complemento ottavo nono dal sangue intero per i pazienti emofilici. Ad esempio, dal cadavere si estraeva l'ormone della crescita per i soggetti affetti dall'analismo. Ovviamente queste sostanze proteiche naturali avevano dei limiti. Prima di tutto la dimensione dell'estrazione era relativa, per cui non erano sicuramente sufficienti per il fabbisogno, e ovviamente la disponibilità era modesta. Ma secondo, soprattutto, la purificazione di queste proteine era ancora un po', diciamo, più dire primitiva, tant'è che molti dei pazienti affetti da emofilia che sono stati curati con queste proteine estratte naturalmente si sono infettati, ad esempio, col virus dell'epatite B e C, perché ovviamente la purificazione di queste proteine era molto più difficile e ovviamente non si poneva al riparo dal rischio di infezioni soprattutto di rari. È soltanto nel 1970, con l'avvento dell'ingegneria genetica e delle tecniche di DNA ricombinante, che siamo stati in grado di sintetizzare queste proteine partendo da organismi viventi che non fossero ovviamente quelli di estrazione naturale. Questo ci ha ovviamente consentito, ad esempio, di produrre attraverso l'isolamento del gene, ad esempio, dell'insulina, focalizzando in un plasmide batterico l'insulina umana, di produrla, diciamo, in quantità molto maggiori, così come ovviamente il miglioramento e l'affinamento delle tecniche ci ha consentito di identificare delle cellule che noi chiamiamo ibridomi, in cui sostanzialmente era possibile sintetizzare degli anticorpi monoclonali specifici contro delle proteine, delle citochine o dei recettori cellulari che in qualche modo fossero ed esprimessero il meccanismo che determinava una malattia, ad esempio, immunomediata. Ecco, l'argomento è piuttosto complesso, ma semplice nella sua comprensione. Ovviamente noi possiamo avere dei farmaci che targettizzano una specifica, ad esempio, citochina. Parlo, ad esempio, del TNF-alfa o dell'interleuchina 1 o dell'interleuchina 6, che sono in grado di bloccare l'attivazione di questa citochina e perciò di spegnere il processo infiammatorio. Questo è avvenuto attraverso appunto l'utilizzo e la sintesi di questi anticorpi monoclonali, oppure di sostanze che bloccassero i recettori che in qualche modo erano responsabili dell'attivazione del processo infiammatorio. Ecco perché, da un punto di vista della nostra pratica clinica come reumatologi, l'avvento dei biotecnologici è stata una rivoluzione copernicana. Ci ha consentito di passare da farmaci che in qualche modo ci accompagnavano semplicemente nella disabilità crescente del nostro paziente, perché non eravamo in grado di avere armi che spegnessero la malattia, invece ad armi che targettizzano le citochine, le sostanze responsabili dell'attivazione e del mantenimento del processo infiammatorio. Questo ovviamente ci ha consentito di essere molto più proattivi nell'ambito della malattia, ci ha portato ad esempio a modificare addirittura i criteri diagnostici per essere precoci nella diagnosi e perciò per poter intervenire prima che il dia dei danni irreversibili. Questo è stato un grande passo che è stato determinato proprio dall'avvento di molecole che ci consentissero di spegnere il processo della malattia o di mantenere il paziente in una remissione prolungata. E questo ovviamente si paga con una migliore qualità di vita e con una perdita di funzione, che è il motivo per cui siamo qui, per cui facciamo i medici, per cui cerchiamo di dare il meglio al nostro paziente. L'avvento dei biosimilari è semplicemente un'arma in più che noi abbiamo in mano, perché questo ci consentirebbe di disporre degli stessi farmaci o farmaci molto simili a quelli che abbiamo avuto in questi ultimi 20 anni, ma ovviamente
a minor prezzo e anche con una maggiore disponibilità per un numero crescente di pazienti ai quali ovviamente possiamo offrire questa disponibilità. Allora, mi sembra molto chiaro che l'avvento dei biologici sia stato un avvento molto importante per i medici ed è stato spiegato molto chiaramente. Certo, per i pazienti è un pochino più complesso capire qual è il meccanismo d'azione. Mi chiedo se il professor Canonico vuole aggiungere qualcosa su, diciamo, il medicinale biologico o qualcosa per farci, aiutarci a comprendere magari un pochino meglio come funziona appunto il biologico. Penso che il professor Sarsi Puttini sia stato molto, molto chiaro. In genere il farmaco biologico, parlo del farmaco biotecnologico, può essere un farmaco che mima, cioè, quello che è un prodotto naturale. Ad esempio, noi abbiamo un'insulina biotecnologica che utilizzeremo nelle condizioni dei pazienti, in cui c'è una carenza di insulina. Così per l'ormone della crescita, così per esempio per l'eritropoietina, e potrei fare tantissimi altri esempi di sostanze di natura peptidica o glicoproteica che possono essere prodotte come farmaco biologico e biotecnologico. Poi c'è un approccio diverso, sempre di farmaci biotecnologici, cioè prodotti con queste procedure di DNA ricombinante da parte di cellule particolari, che ha un approccio diverso, nel senso utilizziamo degli anticorpi, cioè delle sostanze che bloccano delle sostanze endogene che presumibilmente sono in eccesso duraturo o in una particolare fase della malattia. In questa maniera, utilizzando delle sostanze che bloccano, cioè degli anticorpi monoclonali, noi otteniamo lo spegnimento transitorio duraturo di una determinata malattia. Quindi potrei definire che il vantaggio di molti dei farmaci biotecnologici è quello di avere un bersaglio specifico che si considera alterato in una determinata malattia, e quindi noi andremo a colpire meglio e specificamente la malattia nei suoi sintomi oppure nella sua evoluzione, risparmiando almeno in parte tanti altri tessuti che non sono direttamente coinvolti. Quindi anche da un punto di vista di sicurezza generale, chiaramente facendo, si tratta di farmaci, bisogna sempre fare molta attenzione rispetto a molti dei farmaci che definiamo small molecule di sintesi chimica, hanno dei target specifici, anche i farmaci di sintesi chimica.